collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio Gruppo Vigè, Tenute Marta Rosa, Azienda Agricola Biologica Petacciato Modesto, San Giuliano di Puglia. Benvenuti ad In Cucina con lo Chef, un cordiale saluto a tutti voi che ci seguite. Oggi comincia una nuova settimana, siamo alla puntata numero 153 di questa stagione. Lunedì, nuova settimana, che coincide con un esordio. Un esordio che, per nostra scelta, è un po' in controtendenza con quella che è stata la politica delle persone che abbiamo ospitato quest'anno, in questa stagione qui da noi. Oggi debutta ad In Cucina con lo Chef Federico Costa. Ciao Federico. Ciao Gigi, piacere. Come stai? Piacere tutto mio. Tutto bene, grazie. Allora, diciamo subito, tu non sei né un food lover né un food blogger. No. Sei uno chef, sì. E però ti definisci uno chef in progress. Sì, giusto? Sono giovane, 25 anni, ancora talmente tante cose da imparare che... Esatto, ed è questo il motivo per cui noi ti abbiamo invitato, anche perché tu vieni dalla provincia di Alessandria. Esatto. E abbiamo voluto averti qui proprio perché per scoprire la tua cultura di preparazione di le otto ricette, perché starai con noi per otto puntate, certo, che ci preparerai, per scoprire i prodotti del tuo territorio, insomma, per uscire da quello che è il nostro ambito consueto, ecco. Facciamo un salto in Piemonte ipotetico, esatto, virtuale, e tu ci aiuterai a scoprire questa, diciamo, questo territorio e quindi anche le eccellenze agroalimentari della tua zona. Sei giovanissimo, tu hai? 25 anni. Quindi, e sei già da quanti anni nel settore? Sono 4 anni che sono nel mondo della quindi, ristorazione. Però mi dicevi a telecamere spente, Gigi, devo fare un percorso lunghissimo, sì, devo studiare, devo migliorarmi. Sì, anche quindi... perché io non ho le basi dell'alberghiero, perché non ho fatto l'alberghiero. Tu sei un liceale. Ho fatto il liceo scientifico, ma, esatto. Ma poi magari nel corso delle puntate diremo come sei arrivato, certo, in cucina. Certo. Va bene, io vedo che già ci sono delle cose belle, una in particolare sul banco. Certo. Allora, Federico, per il suo esordio, per il suo debutto, questo lunedì, ha scelto di prepararci una tartare arrosto e verza cappuccio di un'azienda con cui tu hai un rapporto di collaborazione che si chiama Agricola Stella. Esatto. Oh, e per preparare questa tartare arrosto, cosa... quello che tu, diciamo, hai già disposto. Ci elenchi un po' gli ingredienti? Vabbè, l'ingrediente principale protagonista è la carne di fassona piemontese. Piemontese. Esatto, verrà abbinata con questa composta di Verza Cappuccio, di questa piccola azienda con cui collaboro. È una tua amica, mi dicevi. È una carissima amica, anzi una seconda mamma ormai, perché anche ieri sera mi ha chiamato, come stai, sei arrivato, si preoccupa. Usiamo del sale affumicato, dell'aglio fresco, del rosmarino e del sale. Va bene. Molto semplice, utilizzeremo anche poi un po' di olio. Sì, noi adoperiamo un olio biologico di un nostro amico molisano che si chiama Modesto e lui prepara solo prodotti biologici. Certo. Produce solo prodotti biologici e ci fornisce l'olio che noi adoperiamo. Poi mi dirai anche un tuo parere. Certo, dopo averlo. Assolutamente. Va bene, io ti dico che ti do il via, puoi partire. Certo. Vai con... Allora, partiamo dall'olio. Intanto biologico. Che tu prepari, io giorni fa ho visto un post, perché tu sei anche social. Sì, diciamo che il social ormai è un'arma abbastanza potente, soprattutto per far conoscere anche le piccole realtà a livello enogastronomico. Ecco, allora, leggevo un post di una settimana fa più o meno, 10 giorni fa. Sì. Dove hai scritto, c'è una tua immagine... E c'è scritto, tra pochissimo alzeremo finalmente la Claire del caffè Posta Castelnuovo. Sì. A Castelnuovo scrivi, in provincia d'Alessandria, che è il tuo paese. Esatto. Siamo carichi più che mai e neanche questo periodo difficile ha potuto fermare questo nostro sogno. Sì. Cosa vuol dire questo? Raccontaci. Vuol dire che questo ristorante che ha aperto in piazza Castelnuovo, in pieno centro storico, dovevamo aprire prima di tutta questa pandemia che ci ha bloccato l'apertura, ma non la voglia di fare e quant'altro. Ed è un sogno, perché i due titolari, anche loro fanno tutt'altro nella vita. Hanno uno 55, uno 60 anni. Infatti, tu sei praticamente la persona a cui queste persone che fanno tutt'altro nella vita hanno affidato la responsabilità della cucina. Esatto, e però quindi, loro sono sempre lì con me. Da pochi giorni hai cominciato a collaborare con loro. Esatto. Allora, quindi io riprendo un articolo che ho preso da un portale di informazione, un portale internet,
che si chiama alessandria24.com. Allora, a Castelnuovo apre il Caffè della Posta e Bistrò Silvio Maniezzo e Andrea Stella, sono i due, esatto, le persone che... Perché tu mi dicevi che a Castelnuovo praticamente da oltre 15 anni... Sì, non c'è più un ristorante. Non c'erano ristoranti, quindi due persone che nella vita fanno tutt'altro. Sì. E hanno scelto, ripetiamo, di affidare a te la responsabilità della cucina. Sì, esatto, ci siamo trovati perché comunque io, dopo un po' di esperienze nella provincia, sono tornato a casa a Castelnuovo, ho saputo di questa cosa, ci siamo trovati fin da subito. E... Ti sei proposto, evidentemente. Sì, 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 e ho seguito anch'io appunto l'apertura da zero, ho progettato anche la cucina per essere comoda, per poterci, certo, lavorare. Quindi hai avuto anche la responsabilità della logistica. Sì, esatto, perché comunque in cucina è piccolina, però deve essere funzionale a tutto quello che facciamo. Avete aperto con il delivery e adesso sì, siete, purtroppo sta cosa ci ha spiazzato, locale, diciamo, a tutti gli effetti. E quindi voi poi nel ristorante dove tu lavori vi siete, diciamo, fissati un obiettivo, che è quello di collaborare con le aziende agricole, aziende dell'agroalimentare, agricole non solo, del territorio di Castelnuovo e dintorni. Sì, esatto, perché comunque siamo un paesino piccolino, conta circa 6.000 abitanti, però ci sono veramente tante aziende agricole. Abbiamo come eccellenze per esempio la patata, la cipolla, gli spinaci. Ne parleremo nei prossimi giorni. Ed è un peccato non usare tutte queste cose. Quindi tu sei stato anche... hai preso parte a un programma televisivo a Roma e sì, poi quando hai rilasciato questa intervista a questo portale internet hai detto: sto per andare in Molise, sarò ospite di In Cucina con lo Chef a Telemolise, TV6 Abruzzo, e quindi sarò impegnato in televisione. Sì. Quindi poi sei stato anche promotore, testimonial per promuovere il tartufo della tua zona. Tu sai che anche in Molise comunque è terra di tartufi, il Molise. Ah, il Molise, sì, è okay, molto... Quindi... Sì, diciamo che questa cosa nasce in collaborazione con questo ente del tartufo bianco di Alba. Ah. Abbiamo fatto tutti noi cuochi, chef che hanno lavorato o vissuto in Piemonte, una ricetta per sostenere appunto la regione questo Piemonte prodotto, in questo periodo soprattutto. Quindi... Hai collaborato con queste aziende. Allora, abbiamo tagliato... Sì, ho iniziato a abbiamo creato la tartare. Esatto. Io vedo che hai anche un pentolino, però è spento il... Sì, sì, mi ha abbandonato un attimo. Beh, va bene, lo riaccendiamo, non ci sono problemi. Tanto dobbiamo soltanto scaldare l'olio qua, un attimo. Penso che lo devi mettere qui, Federico, sai. Cambia... Perfetto, così. Adesso ne portiamo a scaldare l'olio, quando l'olio arriverà sui 62-63 gradi lo toglieremo dal fuoco, lo andremo a aromatizzare appunto con il sale affumicato, l'aglio schiacciato e il rosmarino sbattuto, così rilascia ancora di più il suo profumo, andremo a impellicolarlo e lasciamo in infusione qualche minuto. Va bene. Più si lascia in infusione, più l'aromatizzazione diventa forte. Va bene. Quindi Federico, questa, sì, tartare con gli ingredienti che tu hai, diciamo, elencato... È cruda, ma... Ma ha un profumo di cotto. Ha il profumo di cotto. Esatto. Va bene, quindi l'olio... L'olio si sta scaldando, adesso appena raggiunge la temperatura lo togliamo e andremo a aromatizzarlo. Lo lasciamo in infusione qualche minuto. Ovvio, questa qua io lo uso anche al ristorante. Più la lasci in infusione, più il sapore sarà intenso e quindi meno olio servirà per andare a condire il nostro piatto. Io penso che la fassona piemontese si trova anche nelle nostre macellerie. Perché, voglio dire, noi... Pensiamo che chi è a casa, magari seguendoci, decide di organizzarsi, di prepararsi questa tartare a casa. Certo. Eventualmente potrebbe dire al macellaio: guarda, in televisione hanno adoperato la fassona piemontese, ma magari si potrà adoperare anche un altro tipo di... Si possono usare assolutamente anche altri tagli, l'importante è che sia un taglio prevalentemente magro per fare la tartare. Io ho scelto questa carne che mi sono portato da casa. Vabbè, viene dal Piemonte. Sì, viene precisamente da Carbonara Scrivia, che è... Benissimo. Un altro bel paesino, da questa azienda agricola con cui collaboro, e sono due, tra l'altro anche loro sono due ragazzi giovanissimi. Va bene, procedi pure, procedi okay. pure. Ok, allora adesso la nostra tartare, gli diamo una controllata, ma... È bella sminuzzata.
questo è fondamentale, saperla sminuzzare, come sì, hai detto poi tu. Dipende, perché magari c'è anche chi gli piace più grossolana, eh. A me piace bella sminuzzata la carne. Ho capito. La tua idea è di averla più... Sì, poi dipende, c'è invece chi piace proprio masticare e quant'altro. Qua siamo in temperatura. Adesso sono curioso di vedere cosa succede. Adesso noi siamo fuori dal fuoco, l'olio ha raggiunto la sua temperatura, andiamo a prendere un aglio, o due se piace di più il profumo di aglio. Una testa d'aglio. Schiacciamo. Sentite sfrigolare? Ah, sì, sì. L'erba aromatica la sbattiamo un po', perché così andiamo a rompere le venature che ci sono dietro e gli oli essenziali si rilasciano. Mettiamo in infusione. Però non deve stare sul fuoco. Ah. No, perché sennò poi va avanti, diventa troppo caldo e quindi brucia l'olio. E questo è quel famoso sale. È un sale affumicato. Di che sa di arrosto. Esatto. Sa di... Molto forte l'affumicatura, infatti ne usiamo poco. E a questo punto... Ah, rimane, lo copri con la... Sì, lo lasciamo in infusione. Quanto tempo? Qualche minuto? Allora, io quando lo preparo al ristorante, anche un giorno prima. Ah. Però adesso si può fare anche tranquillamente. Noi, va bene. Allora, Federico, noi andiamo in pubblicità. Certo. Aspettiamo il tempo di questi consigli che arrivano, che ci manda Daniele dalla regia. Rientriamo e mostriamo la tua tartare arrosto e verza cappuccio dell'Agricola Stella. Esatto. Va bene? In cucina con lo chef Gigi e Federico tornano subito. Federico, eccoci qua. Allora, sì. Vediamo la parte finale, come ci presenti. Andiamo a prendere la carne, la nostra, composta di verza e cappuccio. Composta di verza e cappuccio, come si chiama la tua amica? Lei si chiama Claudia Bandiani. Claudia? Bandiani. Claudia, noi, Claudia vive in Piemonte, naturalmente. Sì, sì, siamo compaesani e lei. Però a Castelnuovo. Però ci vedrà sul nostro canale YouTube, quindi la salutiamo. Ciao, esatto. Claudia, grazie di cuore. No, lei fa dei prodotti. E Federico, diciamo, è un tuo ambasciatore. Sì, ormai sono anche un amico, ci siamo conosciuti per lavoro, ma ormai. Quindi adesso io ho messo l'olio, il sale e questa verza cappuccio. L'olio che avevi preparato prima, esatto. Con l'aglio. Aglio, rosmarino, sale affumicato e ovviamente il vostro olio biologico. E quindi così, vediamo. Tutti i prodotti chilometro zero, buoni e salutari. Sì, tu sei un, come si dice, un sostenitore. Assolutamente. Di mangiare questo... bene italiano, sempre. È vero. Il sale non ci serve più. Voilà. Eccoci qua. Tartar arrosto, che in realtà non è arrosto, è lì il gioco, è la particolarità è proprio quella. Uno si aspetta una cosa, invece... Che tu la definisci nel titolo arrosto, ma la carne, la vera tartar, non si deve cucinare. No, esatto. E però tu gli dai l'effetto e la sensazione del cucinato con i tuoi, con gli aromi che hai adoperato. Eccola qui. Ah, ti sei lasciato un po' di... Sì, un pizzico di verde che ci fa sempre bene. Come fattore estetico, eccolo. Molto semplice. Voilà. Ed ecco la tartare. Guarda, puoi prendere cortesemente, perché noi abbiamo un amico, certo, con cui collaboriamo, che è Michele Travaglini, che io ho sentito e a cui ho parlato della tua ricetta di oggi, okay, dell'esordio. E lui mi ha detto, Gigi, non puoi che, devi per forza abbinare questo rosso, che è una tintiglia, che è un vitigno autoctono molisano, un vitigno riscoperto che è ottimo come abbinamento. Certo. Per cui così. Va bene. Bene. Federico, grazie per essere stato con noi. Grazie. Domani a voi, sarai ancora con noi. Certo. Non diciamo che cosa preparerai. No. Sorpresa. No spoiler. Va bene. Gigi e Federico vi danno appuntamento a domani, stessa ora, stessa rete. Ciao, in cucina, ciao, con lo chef. We'll be right back.
Arrivederci da Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè, Tenute Martarosa, Azienda Agricola Biologica Petacciato Modesto, San Giuliano di Puglia.